All'attenzione del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte il caso relativo all'ordinanza di bonifica e ripristino ambientale delle aree esterne al polo chimico di Spinetta, promulgata dalla provincia di Alessandria. È la multinazionale Siesco ad aver annunciato il ricorso. Conta dei danni nell'Alessandrino per l'ultima ondata di maltempo. Intanto l'altro giorno un convegno nel capoluogo di provincia con riflessioni e il punto della situazione a 30 anni dall'alluvione del 1994. Dal palco della festa della Lega a Fubine nell'Alessandrino il capogruppo della Lega Riccardo Molinari ha analizzato i risultati di europee e regionali. Serata evento a Tortona in occasione della prima nazionale del libro dedicato al campione mondiale della Ferrari Gran Turismo Alessandro Pierguidi. Ben ritrovati con la nostra informazione, lo avete dunque sentito dai titoli, finirà all'attenzione del TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, il caso relativo all'ordinanza di bonifica e ripristino ambientale delle aree esterne al polo chimico di Spinetta, promulgata dalla provincia di Alessandria. È la multinazionale Siesco ad aver annunciato appunto il ricorso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza in questione. A inizio maggio Siesco aveva contestato il fatto che la contaminazione delle acque sotterranee derivi da qualsivoglia responsabilità a Solvay, respingendo l'equiparazione fra Edison e Solvay Siesco in ordine alle responsabilità dell'inquinamento della falda in ragione di una presunta inefficacia della barriera idraulica, inefficacia che trova smentita, si legge, nello stesso iter amministrativo di bonifica. Sempre secondo Solvay Siesco, ancora nella nota è scritto così, la barriera idraulica realizzata ha ottenuto una vera e propria bonifica dell'inquinamento storico alla luce di migliaia di analisi e verifiche raccolte periodicamente per oltre 12 anni dagli enti e da Solvay Siesco che hanno accertato ormai da molto tempo, come riconosciuto dalla stessa ARPA, la netta e continua diminuzione nelle acque di falda delle concentrazioni di tutti i contaminanti che sono scesi ai minimi valori storici mai registrati. Voltiamo pagina, si contano i danni nell'Alessandrino, soprattutto nel Casalese, ma anche nel Valenzano dopo l'ultima ondata di maltempo. Intanto l'altro giorno si è tenuto un convegno nel capoluogo di provincia con riflessioni e col punto della situazione a 30 anni dall'alluvione del 1994. Trombe d'aria e grandine. Il Casalese è l'ultima zona dell'Alessandrino in ordine di tempo che sta facendo la conta dei danni in seguito al maltempo che nelle ultime ore ha devastato centinaia di ettari di coltivazioni. In alcuni punti il raccolto è andato totalmente perso. Il pianeta Terra, non solo questa fetta di Piemonte, è sempre più soggetto ai cambiamenti climatici e a fenomeni di tropicalizzazione che inevitabilmente portano l'uomo a ragionare in termini di emergenza, ma anche e doverosamente di prevenzione. E sono state molte ragionate le riflessioni sul rapporto storico che la città di Alessandria e la sua provincia hanno con l'acqua nel corso dell'incontro pubblico promosso dalla Consulta per l'Ambiente del Comune nella sala convegni dell'ex Taglieria del Pelo. A 30 anni dall'alluvione di Alessandria il punto della situazione è stato il filo conduttore rivolto a cittadini, comitati e associazioni in nome della tutela del territorio, della sua sicurezza e della protezione civile. L'appuntamento è stato l'occasione per approfondire, discutere e analizzare la sicurezza idraulica della città, individuando potenziali soluzioni per reagire agli eventi meteorologici che determinano le maggiori criticità.
È stato questo un primo incontro in cui è stata presentata una sorta di fotografia dell'esistente, ovvero quanto è stato fatto e quanto è in programma, con finanziamento, segno di eventi pubblici che verranno organizzati in autunno e in occasione dell'anniversario del 5 e 6 novembre 1994. Il tragico evento del 94 ha coinvolto non solo la città di Alessandria, per questo motivo è stata analizzata a fondo la situazione con l'aiuto di AIPO, l'Agenzia interregionale per il fiume Po e della regione Piemonte. Restiamo nell'Alessandrino con altra cronaca, il drammatico epilogo nelle ricerche di Valerio Miceli, il trentenne allontanatosi da casa a Frassineto Po la scorsa settimana. Purtroppo il giovane, affetto da problematiche psichiatriche, è stato trovato morto l'altra mattina in un campo a ridosso del cavalcavia della 26 fra Casale e Frassineto. Le indagini sono affidate alla polizia che dovrà capire cosa sia avvenuto in questi giorni sul posto. Anche carabinieri e protezione civile. La politica dal palco della festa della Lega a Fubine nell'Alessandrino, il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari analizza i risultati di europee e regionali, soffermandosi su queste ultime. La Lega si rivela un partito imprescindibile per il governo torinese, ha detto. Ma sentiamo Ketty Porceddu. È la settimana della nuova giunta che guiderà la regione Piemonte per i prossimi 5 anni. Dopo la proclamazione ufficiale della presidenza di Alberto Cirio, ci sono ora 10 giorni di tempo per conoscere i nomi dei prossimi assessori, sebbene ormai la griglia, a meno di novità dell'ultima ora, sia pressoché composta con l'ingresso a sorpresa di Federico Riboldi, ex sindaco di Casale Monferrato, che si prenderà l'assessorato più ostico, ossia quello della sanità, il quale, nonostante sia forte dell'80% delle risorse totali, è sicuramente quello su cui si avranno maggiormente i riflettori puntati. Due gli assessori che indossano la casacca della Lega, nonostante Riccardo Molinari e gli altri vertici del Carroccio ce l'abbiano messa tutta per spuntare il terzo nome, che di fatto non è passato. Sicuri il presidente uscente dalla provincia, Enrico Bussalino. Lui si occuperà di attuazione dell'autonomia, enti locali e sicurezza, mentre Matteo Marnati avrà le deleghe dell'ambiente, energia, ricerca e innovazione. Ha lasciato Fabio Carosso, mentre Alberto Preioni rivestirà il ruolo di sottosegretario con Fabrizio Ricca, che invece sarà capogruppo in consiglio. Ad annunciare i nomi è stato lo stesso Riccardo Molinari, intervenuto a Fubine durante la festa della Lega, che ha usato parole di elogio per tutti, compreso per l'assessore uscente Fabrizio Ricca, il cui nuovo compito è anche la sintesi del lavoro svolto fino qui e una rinnovata fiducia nelle vesti di capogruppo. Dal palco Molinari ha analizzato i risultati delle europee che non hanno premiato la Lega, fermandosi poi sulle regionali, che hanno visto il Carroccio fermarsi al 9%, perdendo così quei 3 punti rosicchiati invece dalla lista civica di Cirio. Ma conti alla mano, la Lega si porta a casa 6 presenze, costituendo una formazione imprescindibile per la governabilità della nuova squadra. Abbiamo premiato l'operato di chi ha lavorato bene con risultati, ha detto Molinari, scegliendo anche quel criterio di territorialità che serve per governare e con coscienza. A livello centrale non sono poi mancate le critiche, soprattutto a Schlein e Renzi, la prima per Italia alla sanità decisi dalla sinistra e il secondo riguarda il Job Act. Non prendiamo di certo lezioni da chi ha introdotto questa riforma. I lavoratori iscritti alla cassa edile di Alessandria in festa l'altro giorno in occasione della cerimonia di premiazione di chi da 25 anni svolge ininterrottamente attività in edilizia. Il resoconto. Una grande festa in famiglia che, come da tradizione, valorizza i lavoratori iscritti ininterrottamente da 25 anni alla cassa edile della provincia di Alessandria, che svolge la sua attività quale parte integrante del settore edile, garantendo la continuità dei trattamenti contrattuali e realizzando un'ampia serie di prestazioni a favore degli iscritti. Si è svolta nel salone della scuola edile la cerimonia ufficiale di consegna dei riconoscimenti da parte di quest'ente bilaterale, gestito dalle 3 parti sindacali datoriali e dai 3 sindacati dei lavoratori.
In provincia di Alessandria sono in tutto 6.000 circa i lavoratori di questo comparto iscritti al sindacato. Una risposta forte e un vanto per il territorio. E l'altro giorno sono state 23 le persone che, raggiunto il quarto di secolo in forze all'edilizia, hanno ricevuto il riconoscimento per il lavoro svolto. Accanto a loro altri fiori all'occhiello del territorio, le nuove generazioni. È giusto premiare i lavoratori ma anche i loro figli, quindi la Cassa Edile premia non solo i lavoratori ma i figli dei lavoratori, quelli più meritevoli. 46 le borse di studio assegnate agli studenti che si sono distinti per eccellenti meriti scolastici. E ancora, nel 2023, ha aggiunto Paolo Tolu, Cassa Edile ha erogato prestazioni e assistenze per oltre 18 milioni di euro. Numeri importanti che meritano rispetto e apprezzamento dalle parti sociali di settore e dalla stessa Cassa Edile. Il prototipo della impresa media iscritta alla Cassa Edile conta una manciata di dipendenti a conduzione familiare. Resta però la piaga degli infortuni sul lavoro. Abbiamo avuto un picco del lavoro per via del 110 che comunque ha portato un aumento del lavoro, un aumento della forza lavoro, ma anche un aumento spropositato di quelli che sono gli infortuni e le morti sul lavoro, perché comunque l'edilizia è quella che è più colpita da questo fenomeno che è in continua crescita. Notte dei record, cambiamo ancora argomento al quartiere Cristo di Alessandria per la festa che ha coinvolto non solo l'intera città ma molte province del nord. Soddisfatti gli organizzatori che ancora una volta hanno dato testimonianza di come fare squadra sia la scelta vincente. Katie Porceddu. 3 chilometri di strada gremiti in ogni dove. Parla di numeri da capogiro la notte bianca del quartiere Cristo ad Alessandria, che quest'anno ha battuto ogni tipo di record. Più di 60 eventi, con in testa le performance di Ivana Spagna, Casa Dei, i New Trolls, Paolo Noise e Cecilia Gail, dislocati su diversi palchi, che hanno infiammato una notte dove anche il commercio ha avuto una sua parte predominante. Alla mezza aveva ancora gente nel negozio, ha scritto una commerciante in uno dei tanti post pubblicati sui social. Come sempre a funzionare è stata l'imponente macchina organizzativa e di servizio di sicurezza, coadiuvata dalle immancabili e preziose forze dell'ordine. Un grande lavoro con un infaticabile Stefano Venneri e con un piano di sicurezza che ha funzionato ancora una volta, creando meno disagi ai residenti con una squadra di 98 volontari coordinati da Alessandro Borgoglio, UNAC, Castellazzo Soccorso, volontari dell'Associazione Alessandria Sud, volontari giunti da Spinelli, Casale Monferrato e Asti. Nessun problema di ordine pubblico, tutto gestito in modo impeccabile, scrivono gli organizzatori. È stato ancora una volta il successo di tutti, un gioco di squadra di associazioni, enti pubblici, scuole, parrocchie, luoghi di aggregazione e tanti cittadini. Da non dimenticare, concludono, il grande lavoro svolto sul piano della comunicazione, soprattutto sulle chiusure strade, con oltre 1.000 avvisi consegnati ai residenti. Ma a parlare con grande soddisfazione è soprattutto Enzo Cirimele, presidente della Associazione Commercianti del Cristo, che ha preso le redini da chi questo grande lavoro di squadra lo ha cominciato, ossia Roberto Mutti, e poi lo ha portato avanti con la figura di Silvana Sordo. La nostra città ha grandi potenzialità, ha sottolineato Cirimele. Non serve andare altrove per vedere e ammirare grandi eventi. Siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo non solo al Cristo. Tutta Alessandria è in movimento grazie ai commercianti, associazioni del centro, Pista, Fraschetta e in tutte le zone, e questa è la strada giusta da seguire. Alla notte dei record del Cristo sono arrivate persone anche dalla provincia di Torino, Asti, Alba e Vercelli, graziate dai temporali che hanno interessato il circondario. Una prova superata da tutti, insieme, lo spirito giusto che al Cristo hanno capito ormai da anni e che ormai da anni lo ha reso grande. E una serata evento si è svolta a Tortona in onore di Alessandro Pierguidi, campione mondiale della Ferrari, che ha saputo rimanere umile nonostante le sue grandi imprese e che per l'occasione ha incontrato appassionati e amici del cavallino rampante, raccontandosi attraverso le testimonianze e gli aneddoti narrati nel libro Sul tetto del mondo, Ale Pierguidi 51, scritto da Emiliano Tozzi. Allora il resoconto nel servizio di Fabrizio Mattana.
È una serata evento. Come tale ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni che ha riempito la piazzetta del cortile dell'Annunziata a Tortona per assistere alla presentazione del libro Sul tetto del mondo, Ali Pierguidi numero 51, che lo scrittore Emiliano Tozzi, direttore della collana Flat Out e vincitore del premio Bancavella Sport 2023, ha voluto dedicare al campione Alessandro Pierguidi per le edizioni Minerva. Erano circa 350 le persone, fra le quali il sindaco Federico Chiodi e il comandante della compagnia Carabinieri di Tortona Domenico Lavigna, che hanno assistito a una serata condotta dalla nostra Alessandra Della Ca, vissuta all'insieme della convivialità e della familiarità, che poi si è protratta ben oltre il dialogo fra i protagonisti, con un lungo momento dedicato ad autografi, foto e dediche. Il libro è nato dopo la vittoria del Mondiale 2022 con la Ferrari 488 e della 24 ore di Le Mans lo scorso anno. Ma l'idea è stata maturata dopo il brillante risultato di Spa 2021 e dell'incontro durante un pranzo dell'autore col pilota, favorito dal presidente della scuderia Ferrari Club di Alessandria, Franco Giuliani, che vanta col campione una grande amicizia. La consapevolezza che nonostante le vittorie ottenute nel panorama sportivo non si fosse scritto ancora qualcosa di importante su di lui aveva spinto Tozzi a dare vita ad un racconto che non è una pura e semplice biografia, ma è narrato attraverso una serie di testimonianze di chi conosce Alessandro in prima persona, ne ha vissuto le imprese e soprattutto conosce la sua umanità e disponibilità. Pierguidi, racconta Tozzi, è un uomo normale che fa il pilota ed è lo stesso campione che narra la sua scalata sul tetto del mondo, una vetta raggiunta non senza difficoltà, superate però con il supporto della famiglia e degli amici più cari, un percorso che ancora lo ha visto protagonista quest'anno a Le Mans con l'ottimo terzo posto della sua hipercar, che l'equipaggio, costituito anche dai compagni James Calado e Antonio Giovinazzi, ha conquistato con merito. Ho accettato di raccontarmi, ha spiegato Pierguidi, perché ho avuto subito una buona impressione di Emiliano, che in un momento conviviale, quando mi ha messo davanti i suoi appunti, mi ha fatto subito sorridere, ma poi abbiamo affrontato insieme questo percorso che è servito anche per ripercorrere la mia vita, quei momenti positivi ma anche quelli negativi e tutti gli errori dei quali bisogna imparare per non ripeterli. Dal libro emergono infatti tante emozioni che la serata a Tortona ha contribuito a far condividere a tutti i partecipanti. Un libro che si legge tutto d'un fiato, dove emerge la forza di un pilota che arriva a determinati traguardi vivendo una realtà concreta senza stereotipi. Dopo Le Mans e la serata di venerdì scorso, ora Alessandro Pierguidi si appresta ad affrontare una nuova entusiasmante prova, quella di Spa domenica prossima, 30 giugno, nell'ambito del GT World Challenge Europe. Sta per partire la 45esima stagione internazionale di concerti sugli organi storici della provincia di Alessandria, a cura dell'associazione Amici dell'Organo. La prestigiosa rassegna vedrà esibirsi quest'anno per la prima volta musicisti provenienti anche dalla Georgia e dalla Finlandia. 18 appuntamenti ad ingresso libero da giugno a settembre per una rassegna itinerante dal respiro internazionale. Prenderà il via venerdì prossimo alle 21 nella chiesa di San Giovanni Evangelista ad Alessandria la 45esima stagione internazionale di concerti sugli organi storici della provincia, con l'aggiunta di un evento a Mioglia in provincia di Savona, ma nella diocesi di Acqui, dove si trova un organo di pregio recentemente restaurato. A coordinare la rassegna c'è Letizia Romiti, presidente dell'associazione Amici dell'Organo, professionista che è una certezza in termini di gestione del calendario e di scelta degli artisti che arrivano dalla Germania, dalla Svizzera, Polonia, Spagna e per la prima volta anche da Georgia e Finlandia. Grandi musicisti dunque si esibiranno nelle chiese dell'Alessandrino. Verranno utilizzati pure strumenti mai proposti prima, come il sassofono, il cornetto rinascimentale, l'ocarina e l'organo a quattro mani, presentato proprio durante la serata inaugurale del 28 giugno ad Alessandria con Giuliana Maccaroni e Martino Porcile, in ricordo di Franco Gatti, fondatore e presidente di WISP Alessandria. Il giorno dopo, il 29 giugno, la musica si sposterà nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Castelnuovo Scrivia con un concerto che cadrà in occasione della solennità di questi due santi. E ancora, il 10 luglio, sarà la chiesa parrocchiale di Arquata Scrivia ad ospitare la terza tappa di questa prestigiosa rassegna. La serata cadrà nell'anniversario della scomparsa del parroco Don Lino Piccinini. Fino all'ultimo il calendario toccherà varie cittadine dell'Alessandrino, che grazie al richiamo di questi eventi potranno anche essere scoperte dal punto di vista turistico.
turistico. Un plauso alla manifestazione pure da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che partecipa, ha spiegato il presidente Luciano Mariano, col bando Musica e dintorni e promuove iniziative di livello per raggiungere un pubblico vasto, valorizzando strumenti storici nelle chiese del territorio. 24 ore di basket svoltasi in forma ridotta a causa del maltempo ad Alessandria e poi ancora calcio mercato fra i dilettanti. Questi gli argomenti della pagina sportiva curata da Fabrizio Mattana. Poi le previsioni del tempo, l'appuntamento col TG Sport alle 13, tutte le notizie legate al mondo del calcio e l'informazione che torna questa sera alle 19.30. Grazie per averci seguito, arrivederci. È durato soltanto 17 ore anziché 24 il torneo benefico 24 ore di basket di Borgo Rovereto. Il forte maltempo ha costretto infatti gli organizzatori alla resa nelle prime ore dell'alba di domenica. Non è stato possibile continuare, ha spiegato uno degli organizzatori, Giuseppe Lipolis, perché buona parte del materiale necessario era zuppo d'acqua. Tuttavia, nelle ore in cui la maratona si è svolta, numerosissima è stata la partecipazione di atleti di tutte le età, professionisti e non, che si sono impegnati per valorizzare al massimo il lato benefico di una sfida che ha visto la vittoria delle canotte bianche sulle nere per 1167 a 1166, una vittoria quindi conquistata all'ultimo punto che la dice lunga sui livelli tecnici dei giocatori in campo. Il ricavato, che presto sarà quantificato, sarà devoluto all'associazione Idea a sostegno delle persone con disabilità. Non sono mancati il ricordo di Paolo Berta, fondatore di Idea, a cui si sarebbe dovuta dedicare una serata speciale, e del giovane Tommaso Remariorti e Fabio Beninaso, ex sindaco di Cuccavo, grandi appassionati di basket, scomparsi recentemente, ai quali sono stati dedicati il premio Fair Play e la gara del tiro da tre punti. La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con l'associazione Dream Angels e il centro servizi e volontariato Asti Alessandria, col patrocinio del comune di Alessandria, e mentre è in corso il bilancio su questa 19ª edizione, già si guarda alla prossima, che sarà quella del ventennale, che si preannuncia con grandi novità. Parliamo di calcio e del calcio mercato, delle formazioni che prenderanno parte ai prossimi tornei di eccellenza e promozione. In eccellenza parte in pole position l'Acqui, che proverà ancora una volta a fare il salto di categoria. Lo farà con una formazione pressoché già costruita, al quale potrebbe mancare un difensore di peso e un attaccante della forza di Bomber Guazzo. Si punta soprattutto sui giovani, a partire dal portiere Gallo fino all'attaccante Luparelli, giovani come Cadario, che nell'ultima fase dello scorso campionato hanno dimostrato di saperci fare. Il ritiro precampionato partirà 3 agosto sui campi della Sorgente, prima uscita al 10 contro l'Acquatese. Il girone presenterà meno cunesi ma più torinesi, quindi riserverà trasferte più semplici anche su campi molto ostici. In eccellenza si presenta anche un Valenzana Amado rinnovata in buona parte, confermato mister Pellegrini alla guida. 6 sono al momento i nuovi giocatori acquistati dal direttore sportivo Sacco. Sono Edoardo Cirio, Gianluca Morabito, Paolo Cancellieri, Alessio Laneve, Antonio Rosti e Simone Baralis. L'Ovadese invece, dopo lo strabiliante vittoria del campionato di promozione, si presenterà all'esordio in eccellenza. Sarà confermato il portiere Francesco Arione, mentre l'addio di Bomber Rignanese sarà superito da altri giocatori di rango, in particolare del confermato Omei. Il direttore sportivo Falabrino sta ancora cercando qualche pedina che possa rafforzare una squadra che già si presenta con alte potenzialità. In promozione la maggiore aspettativa arrivano dalla Gaviese e dall'Acquatese. Al Piedemonte si registra il ritorno del portiere Benabid. L'Acquatese è vicino a Colai, il centrocampista del Castellazzo, che interessa pure a Novese, città di Casale. Nuovo allenatore per la Frugavolese sarà Roberto Adamo dopo l'addio all'Acquatese.